benvenuti in questo nuovo vlog. Io stamattina mi sto bevendo il mio caffè, ma sono tutta sonnata, mi devo dare una svegliata. Infatti, ho detto bevo un caffè e vado a fare un po' di skincare. Ho già fatto la doccia, mi manca solo la cremina, il tonico, la faccia l'ho già lavata e iniziamo la giornata. Tra l'altro devo dire che è iniziata super fredda perché sembra una giornata che promette tantissimo sole, ma nello stesso momento tantissimo freddo. Come prima cosa devo disfare tutto il letto stamattina e intanto li faccio prendere aria, disfo il letto e apro tutta la camera. Che freddo che farà! Tra l'altro, ieri sono troppo contenta perché ho messo le lenzuola nuove e poi ho lavato anche il copritestata del letto, meno male. Apriamo, va, andiamo a gelarci un po'. Il rumore che sentite è mio suocero che sta facendo i lavori, che sta sistemando una staccionata fuori perché col gelo sta perdendo, non so come si dice, si sgretola la pittura, allora la deve sistemare tutta, la staccionata fuori. Comunque, adesso io ieri ho cambiato anche tutte le lenzuola, sono troppo contenta, l'ho fatto ieri mattina, ieri non ho registrato un vlog, ma oggi ho detto oggi registro assolutamente, perché sapete che i vlog sono i miei video, diciamo, la mia tipologia di video preferita e anche la vostra, quanto mi dite sempre, soprattutto su Instagram nei direct, mi intasate sempre di messaggi che adorate i vlog, comunque vi lascio qua su internet, buonanotte. Si vede che stamattina sono tutta rincoglionita. Comunque, vi lascio qua in alto il mio Instagram così se volete venite a seguirmi. Intanto ho scongelato anche la carne trita e ho tirato fuori la salsa perché oggi faremo il sugo con i pezzi di salsiccia all'interno. Prepareremo un bel pranzetto perché a mezzogiorno arriverà anche il Cree. Adesso devo tirare su le sedie che se riesco con una mano. Così almeno faccio passare il robottino in cucina intanto che noi andiamo a fare di là a letto perché è passato un quarto d'ora. E accendiamo immediatamente il camino. Adesso faccio tutti i pavimenti della sala intanto che il robottino in cucina faccio il letto e qua ragazzi ho un pacco gigante. Voi direte che cos'è? Rimanete sintonizzati perché ho il mondo da farvi vedere. Diciamo che sono troppo 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 contenta di questo pacco che mi è arrivato, non vedo l'ora di farvi vedere completamente tutto. Già venerdì vedete una cosa che c'è all'interno, quindi mi raccomando segnatevi l'appuntamento per venerdì che uscirà un video di una scatolina abbastanza bella e diciamo più che bella speciale, vedrete. Adesso ho preparato qua tutta impostazione perché devo assolutamente stirare tutto questo bordello. Adesso stavo già cominciando. Qua è un po' buia la casa, quindi perdonatemi per le luci, ma guardate quanta roba che ho da stirare tra lenzuola, federe, pantaloni, di tutto. Quindi cominciamo subito con i pantaloni di Cree per forza. Mi sono messa qua davanti all'entrata perché sono davanti al camino, lì ho il cavalletto dei video, lì il cellulare, vabbè, però mi sono messa vicino al camino, mio suocero che lavora in sottofondo, scusatemi, però almeno sono al calduccio. Adesso devono partire le ventole, speriamo che partino in fretta perché è troppo freddo. Che tra l'altro volevo farvi vedere la mia nuova sciarpina della Nike che ho comprato sul sito della Nike. Guardate, tutta rosa, tutta super carina. Adesso l'ho lavata e stirata. Volevo farvi un video haul, però ho comprato poche cose. Allora ho detto, li metto. Non sono a fuoco, scusate. Rieccoci, adesso siamo a fuoco, perdonatemi. Comunque stavo dicendo, volevo farvi un video haul, ma sono talmente poche cose che ho detto li metto in un vlog, è troppo carina perché dietro è rosa chiaro con la scritta Nike e poi è fucsia dall'altro lato con la scritta Nike in questo modo, troppo troppo carina e questa la vedo bene con un cappottino bianco e un paio e magari una tuta di quelli da sci e rosa che ho,
È perfetta, sapete che il rosa è il mio colore preferito. Adesso l'ho appena stirata, l'ho tutta disfatta, vabbè. Continua a stirare. Ah, per quanto riguarda il prezzo, costava 29,90. Quasi finito di stirare, ho la roba tutta lì. Adesso sto facendo, mi mancano delle federe, delle felpine e mi sto mangiando una di questi qui che sono degli integratori con magnolia, flora e calcio che li avete visti, costano 1,50 euro, li avete visti nel video spesa Sigma e non posso farne a meno, ne mangio sempre un paio al giorno, infatti abbiamo sempre una confezione io e una il Crillo tiene in macchina quando va al lavoro. Perdono il sapore, sono buone ma disinfettano la gola, proprio wow. E poi sono anche senza zucchero, troppo buone. Però per 1,50 euro ce ne sono 3, 6, 9, 10. Ottimo. Queste ve le straconsiglio. Se andate da Sigma, provatele. Finito di stirare, dopo devo mettere via completamente tutta la roba. E si sono fatte le 11, quindi direi di iniziare. Sto tagliando la salsiccia in pezzettini così. E adesso faccio il soffritto con l'olio e la cipolla. Io utilizzo questa qua in granuli. Ok. Quando diventa tutta dorata, mettiamo la salsiccia e il sale, ma poco. Intanto io qua ho preparato anche tutta la tavola. Ho anche appena dato una spolverata di vino bianco e adesso mettiamo la salsa. Intanto ho già preparato le pentole che faremo la pasta. Ho appena messo 400 di salsa e 100 di acqua e adesso un po' di sale fine. Mescolo e lascio cuocere per un'oretta, un'oretta e mezza, anche perché io ho imparato, anche grazie a una ragazza che mi segue, grazie a lei che fa la cuoca appunto, o tante di voi che mi date anche le ricettine e i consigli, più cuoce e più è buono. E mi sono dimenticata che come insaporitore, origano, io un po' di origano, perché io e il Cri siamo dei fan accaniti dell'origano, l'origano lo... Quasi quasi ce lo mettiamo anche sul cuscino per andare a letto. Intanto mescolo. Buono, buono. E lascio cuocere a fuoco lento. Adesso abbasso il fuoco in questo modo, a fuoco lento. Questa è anche la padella che avevo preso all'Eurospin con 30 euro di spesa. Ti davano questa con l'aggiunta di 1 euro. Coperchio. E adesso aspettiamo che cuoce. Ci vediamo a tavola. Poi ovviamente quando è pronto metto dentro la pasta e quindi ci vediamo proprio quando è pronto, quando arriva il Cri. Aggiornamento tempo della giornata, ci sono meno 3 gradi e c'è un sole pazzesco, il cielo tutto azzurro, meno 3 gradi, guardate, quello è tutta brina e gelo. Meno male che abbiamo il camino, ciao aiuto. E finalmente è pronta la pasta, buon appetito! Ciao Buon appetito. rompiballe! È pronta la pasta, il mio piatto è vuoto. Devo mettere anch'io. Sono super emozionata perché è arrivato anche il corriere da pochissimo, da mezz'oretta, e mi ha portato, adesso vi faccio vedere, un haul che ho fatto. Adesso vi mostro tutto quello che mi è arrivato, anche perché sono un po' di cosine, che avevo fatto un shopping nella bancarella di Veronica Orlando, che vi lascio giù il link nell'info box, dove ho preso tutte le cosine per la casa. Sì, un po' di beauty e un po' di robe per capelli e di beauty, solo una palette occhi e una crema, ma il resto è tutto per la pulizia e per la casa. Vi faccio vedere le mega cose che mi sono arrivate. Poi se vi interessa io vi dico anche i prezzi di quanto costano, così almeno se vi interessano, ripeto, vi lascio giù il link nella pagina Instagram, così contattate direttamente lei su Instagram che si chiama Veronica Orlando e lei vi assiste, vi segue, vi dà tutto e vi manda tutto, vi spiega tutto e vi mostra anche le cosine perché quella bancarella secondo me merita. Adesso vi faccio vedere. In sottofondo sentirete anche il Dobbit, il robottino che sta andando di là in sala. Questa è tutta la roba che mi è arrivata, adesso vi faccio vedere. Innanzitutto mi soffermerei subito, la prima cosa che mi viene all'occhio, il modo di imballaggio, il modo che vi arrivino a casa le cose. C'è qualcosa di spettacolare, davvero io sono innamorata di come ha cura nei pacchi e di tutte queste cose. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. Qua il mio scontrino è tutto e ho pagato 50,40 euro. Cominciamo subito con le cosine. Ho preso questo prodotto che in teoria serve per stirare, ne servono ben poche goccine. Poi vi farò vedere l'utilizzo, lo utilizzeremo
stiamo insieme in un prossimo vlog. Sono molto curiosa della Lenore. Vi faccio vedere dietro. Ne bastano proprio pochissime goccine. Si lascia inumidire con la maglietta proprio lavata, poi vi spiegherò tutto in un blog, se no sto qua le ore, ma davvero è molto interessante, il profumo è fantastico. Poi ho preso no, questo è lo shampoo purificante argilla naturale d'estratto di limone, sapete la mia ossessione per la Splendor, io utilizzo shampoo e balsamo al cocco, ho voluto provare questo. Ah, e questo veniva 1 euro, invece questo mi stava cadendo tutto, questo qua della Lenore 6 euro. Poi ho preso questo qua, guardate l'imballaggio, c'è cioè qualcosa di spettacolare. Poi ho scritto i prezzi in ognuno così non devo scriverli in sovraimpressione, ci sono scritti qua. 1,30 euro, adesso lo apriamo. Un ammorbidente ai fior di loto, non vedo l'ora di provarlo assolutamente. Poi a 1 euro intanto vi faccio vedere questo scrunchie con topolino attaccato, troppo troppo carino, bello. In questo pacchettone abbiamo, adesso ve lo scarto, comunque ripeto, guardate l'imballaggio, questo è costato 1,50 euro. Ed è un sapone per il bucato, sia a mano che lavatrice, sono 18 lavaggi in tutto, pulito, fresco e morbido, comunque Alba anche in gel, il sapone ecologico, non vedo l'ora di usarlo. Poi un pacchettone, questi venivano 1 euro l'uno, adesso vi faccio vedere cos'è questa cosa grande, era la palette, dopo vi faccio vedere. Questi sono i salvie, lo sapete che io non rimango mai senza, io li prendo sempre all'Eurospin, ma ho voluto provarli anche da lei. Questo 3 euro in tutto, 1 euro l'uno, i miei foglietti a chiappa colore per non fare lavatrici bianche e colorate separate, così almeno mi permettono di farlo insieme, un foglietto per il lavaggio e mi trovo da Dio, proveremo anche questi. Comunque proveremo tutto insieme in un vlog, sicuramente, pian piano proveremo tutto. Poi 1 euro ho preso le pinze per bucato, queste sono quelle, le ho prese celesti, indistruttibili, non vedo l'ora anche queste di utilizzarle, in plastica sono. A 1 euro ho preso questo set di spugne, questo qua era super offerta 2 più 1, rimuove lo sporco grosso della Vileda. 1 euro, sono 3 all'interno. Ho voluto provare questo qui a 6 euro, questa cremina qui Hydra-T ed è una crema idratante per pelli, aiuto, mi sto impappinando, miste e lucide con acqua di mela e zinco. Questa è molto interessante, soprattutto è una crema idratante normalizzante della Clinians, però sono molto curiosa perché io ho la pelle grassa, quindi wow. Un pacco di salviette che se a voi vi interessano perché avete magari anche dei bimbi, queste sono fenomenali, costano 1,50 euro come vedete qua sopra che c'è scritto, però io le utilizzo per altre cose, soprattutto per rinfrescarmi, tenerle in borsa, per pulire velocemente, cioè io le utilizzo sempre queste salviette, ho preso un pacchetto. Ho preso questa fascetta che sembra una treccia per capelli, guardate quanto è bella. Qua c'è anche l'immagine della ragazza che la indossa, troppo troppo carina. Questa 1 euro. A 2 euro, visto che non sono mai abbastanza, un moccio per pulire, vedete, 2 euro in microfibra. Anche questo quando si romperà il mio, ormai che ci siamo, non vedo l'ora di cambiarlo appunto e non vedo l'ora di provarlo. Faccio vedere subito in questo sacchettone che mi ha scritto anche offerta 13 euro. C'era questa palettona di ombretti gigante, un po' la l'imitazione di Huda Beauty. Io quando ho visto questo New Nude ho detto è Huda Beauty, questa è della marca Coco Girl e all'interno ce ne sono 48. Questo è il pack secondario, sono molto curiosa di provarla, la proveremo sicuramente in un video insieme. Questo è il pack secondario che si sfila e queste sono a uno specchio, Coco Girl 48 Color Eyeshadow e queste sono le colorazioni. Le ho già swatchate, sono sincera e non vedo l'ora di usarla con voi. Poi comunque ce ne sono tanti tipi di palette, date proprio un'occhiata da lei perché ne vedete di ogni, troppo belle.
Poi abbiamo quasi finito, manca questo ve l'ho già mostrato. A 1 euro ho preso 3 spugnette per lavarsi, per la doccia. Voi come vi lavate? Con la spugnetta? Perché tanti dicono che la spugna è un covo di batteri, io invece mi trovo bene con la spugna e la tengo ovviamente coperta dentro un contenitore, però a me piace da morire lavarmi con la spugna, mi dà un senso di più pulita, ecco. Spero di essermi spiegata. Comunque questo è il Maxi Sponge linea bagno e ne ho prese 3. Però ho il di spugna, ho preso anche queste 1,30 euro una, e queste me ne ha messe insieme, io ne ho prese 2 e sono delle spugnette. Queste qua sono più morbide di quelle là, Relaxing Moment, praticamente della Calypso. Un pacchetto delle mie salviette multisuperfici igienizzanti. A 1,50 euro questo mi arriva un pacchettino. Io di solito uso quelle della Lisoform, ma ho voluto provare anche queste. Sapete che anche queste io vado matta per le salviette, soprattutto per spolverare in casa. A 3 euro ho preso questo cerchiettino qua. Ditemi se non è carino. Sapete la mia ossessione per i cerchietti. Troppo bello. A 1 euro ho preso della pasta del Capitano, che è un dentifricio molto valido, almeno per i miei gusti. Fatemi sapere qual è il vostro preferito. Questo è sbiancante naturale dei denti, contiene carbone vegetale in pasta nera. Wow! Poi dei sacchetti per appunto la spazzatura, questi vengono 1 euro a pacchettino, io ne ho presi 2, me li ha messi insieme, guardate, c'è la cura nei dettagli, è qualcosa di spettacolare. Però questi sacchetti hanno la particolarità di essere al profumo di menta, questi verdi. Non ho mai provato dei salvietti tutti profumati, sacchetti di alta qualità per pattumiera profumati. Wow, ci sono 15 sacchetti, 55 per 65. Comunque 2 pacchi, e mio suocero ha ripreso i lavori. Abbiamo quasi finito. A 1,50 ho preso Magic Cleanser Towel, che questo lo terrò di sicuramente. È un pezzo, ma per la macchina del Cree lo utilizzeremo, quindi proveremo anche in macchina di lui. Questo è un panno magico, insomma, per la pulizia. Ultime 2 cosine ho preso. Ah, allora, questo qui è microfibra il multiuso più, praticamente è un panno lavabile che si può lavare. Questo sono molto curiosa di provarlo. Pulisce ogni superficie solo con acqua senza lasciare aloni e pelucchi. Il multiuso, l'unico originale, microfibra più. Sono proprio curiosa di provarlo. Questo viene 1 euro anche questo. Ultimo pezzo, a 1,50 euro ho preso Sofia copricapo assorbente. Visto che io utilizzo sempre quegli asciugamani che fanno malissimo e che rovinano i capelli sfregandoli, voglio utilizzare, voglio provare questo qua, microfibra, comunque in morbida microfibra, assorbe più dei normali asciugamani. Molto curiosa di provare anche questo. Diciamo che questo era tutto il mio shopping da Veronica. Io vi consiglio vivamente di dare un'occhiata a lei. Se andate, mi raccomando, fatemi sapere se ci andate da lei, se la contattate, se prendete qualcosina, perché per i prezzi che ha, la cura nei dettagli che ha, soprattutto quando vi manda il pacco, è davvero fantastica. Qua dietro di me ho lo stendino perché ho liberato tutto in sala, dopo lo metto in sala perché col freddo e il ghiaccio che c'è fuori, minimo se stendo fuori, anche se c'è il sole, mi si congela la roba, ragazzi. Ci sono 4 gradi e siamo di preciso alle 2:30 del pomeriggio. Comunque, adesso aspetto che finisce il robottino. Io spero che questo video vi sia piaciuto. In questo video volevo salutare Alessia Alaimo, un bacione tesoro, e Palu Angel Prati. Sono andata, ho stoppato un attimo, avete visto questo taglio tra i saluti, tra un saluto e l'altro, perché sono andata a controllare il nome per non ripeterlo male. Ogni volta io faccio di quelle figure quando ripeto i nomi per salutarvi. Comunque, che oggi è anche il suo compleanno, fa 28 anni, alla mia età, quindi un bacione, un abbraccione e auguri vivissimi, tanti auguri. E niente, se volete essere salutati anche voi, o magari anche per gli auguri, per qualcosina, un messaggio, anche solo un saluto, io lo faccio molto volentieri nei miei video, in tutti i miei video sorteggio qualcuno di voi, quindi commentate giù nei commenti con hashtag salutami, e poi magari anche un vostro commentino a vostra scelta, e io vi saluterò senz'altro. Un bacione e ci vediamo domani, massimo dopodomani, con un nuovo video. Ciao!